Abbiamo visto la volta scorsa il legame che c'è tra l'energia totale di un pianeta o di un satellite e il tipo di orbita. Okay? Abbiamo visto in particolare che se mettiamo in un asse la distanza tra Sole, il pianeta oppure Terra, satellite, e in verticale mettiamo l'energia, l'energia potenziale, il grafico tenendo conto della presenza del momento angolare, quindi il potenziale di tracce, ha un andamento di questo tipo. All'infinito, se R tende all'infinito, quando i corpi sono infinitamente lontani, il potenziale diventa nullo, perché R è denominatore in tutti e due i termini, mentre quando R diventa molto piccolo, se i due corpi tendono ad avvicinarsi, l'energia per avvicinarli è infinitamente grande. D'accordo? Abbiamo tre regimi, abbiamo visto. Se l'energia totale è negativa, proviamo a presentarla con una retta orizzontale. Perché? Perché siccome si conserva, è la stessa a tutte le separazioni. Okay. Se è negativa abbiamo due punti notevoli, perielio e afelio, è l'orbita dell'elisse. Il punto di energia minima, dove R ha un solo valore, corrisponde all'orbita circolare, R è sempre lo stesso. Se, ed è quello in cui vorrei concentrarmi adesso, l'energia totale è zero, quindi vado in emergenza, c'è un raggio minimo, okay, ma non c'è un raggio massimo. In questo caso la traiettoria assume la forma di una parabola. Questo è l'energia totale zero. Okay. E solo in quel caso il satellite, il pianeta, riesce a allontanarsi dal Sole o dal corpo che lo attrae, raggiungendo distanze infinite, cioè grandi quanto vuoi. Se succede questo, quindi se l'energia è nulla o positiva, l'energia totale è maggiore o uguale a zero, il raggio può divergere, cioè la distanza tra i due oggetti può diventare arbitrariamente grande. Quando questo accade, parlo di sistema slegato. I due oggetti non sono vincolati a stare insieme. Se invece l'energia totale è negativa, il raggio può raggiungere un valore massimo, ma non può oltrepassare quello con quella data energia. In questo caso R è comunque legato a un valore massimo e il sistema si chiama legato. Parlo di sistema legato quando ho un insieme di corpi confinati in una determinata regione di spazio. Non posso allontanarsi più che tanto l'uno dall'altro. Allora il sistema si chiama legato. E nel caso di Sole e pianeta questo avviene per le orbite ellittiche, cioè per le energie totali negative. Ok? Scusi, cosa scrive? R maggiore di R massimo, questa è una R, che corrisponde, fatemi, andare oltre quelle distanze, perché il massimo valore di R è compatibile con l'energia, se l'energia è negativa. Ok? Supponiamo di avere questa, è la Terra,
Io vorrei mandare in orbita un satellite. Io vorrei fare in modo che si allontani indefinitamente dall'attrazione gravitazionale terrestre. Per far questo ho bisogno che l'energia totale del sistema satellite o navicella spaziale, chiamata come volete, Terra, sia nulla, perché solo in questo caso il corpo di massa M posso lanciare lontano quanto voglio dalla Terra. Se l'energia totale è negativa, raggiunge una certa distanza e poi torna indietro. Ok? Ma l'energia totale è l'energia cinetica, qui dentro metto tutte le componenti, radiale e tangenziale, meno G, massa della Terra, massa del satellite e in questo caso distanza dal centro della Terra, perché la Terra è una sfera omogenea. Questo deve essere zero. Ora, su questo io non posso agire, perché il raggio della Terra è quello che è, la massa della Terra è idem, la massa del satellite è uguale, posso agire su questo termine. Se lo metto in orbita, se lo sparo a una velocità sufficientemente grande, posso fare in modo che questa somma, questa differenza, mi dia zero. Posso agire sull'energia cinetica del satellite, del razzo, okay? La velocità per la quale la velocità totale è zero si chiama velocità di fuga, perché è la minima velocità che mi consente di avere un'energia totale nulla e quindi di raggiungere qualsiasi distanza dal punto dove parto. Lo scrivo qua sotto, un mezzo della massa del satellite, velocità di fuga al quadrato, meno g, massa della Terra, massa del satellite, raggio, in questo caso raggio terrestre, uguale a zero. La massa fortunatamente non c'entra, posso semplificarla, e posso risolvere rispetto a Vf ottenendo qua sulla sinistra un mezzo Vf al quadrato vale g, massa della Terra su raggio terrestre, moltiplico per 2, prendo la radice, la velocità di fuga vale radice quadrata 2 volte g, la massa è lì. Quanto è per la Terra? Beh, la massa della Terra possiamo prenderla 6 per 10 alla 24 kg. Il raggio R 6.400 km, cioè 6.4 per 10 alla 6 metri. E G 6.67, 10 alla meno 11 newton per metri quadri per kg. Okay. Mettiamo questi numeri al loro posto, posso cambiare pagina? Poi ho 2 per 67 per 6 meno 6,4. Verrà, questi due dovranno qualcosa di poco più di 1, quindi qualcosa un pochettino più grande di 13 probabilmente. Adesso calcoliamo esattamente. 2 per 6,67 per 6 diviso 6,4. 12,51. E viene newton
per metro quadro di chilogrammi al secondo, chilogrammi al secondo, vanno via. E rimane Newton, che è chilogrammi per metri fratto secondo alla seconda, viene chilogrammi e chilogrammi si semplifica, l'unità di misura sotto la radice è ops, metri quadri su secondo, oppure la radice metri su secondo. La radice ottengo 12,51 per 10 gradi 7. Circa 11 km al secondo. Se lancio il mio razzo con una velocità inferiore, è destinato a tornare indietro. Si allontana un po' e poi torna indietro, perché sono nella regione dove l'energia è negativa. Affinché l'energia sia nulla, l'energia totale sia nulla, okay, nel punto nel quale si trova, devo dargli una energia cinetica, l'energia cinetica che bilanci la sua energia potenziale, in modo tale che il totale sia zero. Posso agire sulla sua velocità iniziale e la velocità minima che rende possibile il suo definitivo allontanamento dalla Terra è di circa 11 km al secondo. Ok. Il valore esatto risente di due effetti contrastanti. Il primo è il fatto che per allontanarsi dalla superficie terrestre, quando mando in orbita lo shuttle, serve una velocità inferiore o superiore a questa? Un po' superiore, perché deve vincere, cioè devo dargli più energia, perché qua dentro devo tenere conto di quello che perde per attrito con l'aria, quindi devo uscire dall'atmosfera terrestre e l'aria ha un effetto frenante. D'altro canto però la Terra non è un corpo isolato nello spazio, vicino c'è per esempio la Luna, devo tenere a vedere se quello aiuta, perché la tensione gravitazionale della Luna è, riduce il campo gravitazionale terrestre, ma siccome è molto lontana l'effetto è molto piccolo. Quindi per vincere l'attrito mi serve un'energia un pochino superiore, dipende dalla forma dell'oggetto e dallo spessore dell'atmosfera e della struttura dell'atmosfera. Ok? Se invece, cosa più facile, sono sulla superficie lunare, dove c'è l'atmosfera terrestre, e ho lo stesso satellite di prima, comunque abbiamo già visto che la massa semplifica, quindi non ha importanza quanto massiccio è il satellite, per allontanarlo definitivamente dalla trazione gravitazionale lunare devo calcolare la velocità di fuga rispetto alla Luna. Quindi la velocità di fuga dalla superficie della Luna sarà la radice quadrata di 2 volte g, la massa della Luna diviso il raggio lunare, raggio medio lunare. Qui dentro devo mettere le caratteristiche del corpo che attrae quello che invece voglio spedire nello spazio. Fatemi recuperare i dati lunari. Allora, la massa della Luna vale 7,35 per 10 alla 22 kg.
il raggio lunare e G è sempre lì. Togliamo questo mio cellulare. Dice che data di 2, solito 6,66 per 10 alla meno 11. Per 7,35 per 10 alla 20, 2 kg. Fratto 1,738 10 alla 6 metri. 10 alla 22 per 10 alla meno 11 fa 10 alla più 11, meno 6 fa 10 alla 5. E qui poi ho un calcolo del coefficiente 2 per 6,67 per 7,35 diviso 1,738 56,41 metri quadri secondo il quadrato, e la radice qui da 2375.08 circa 2.4 10 alla 3 circa 2 km e mezzo al secondo. Quasi un quarto di quella terrestre. Quindi se voglio tornare a casa devo fare in modo che il mio modulo lunare parta, questo non so se si vede bene ultra, parta dalla superficie lunare con questa velocità, altrimenti gli astronauti non torneranno mai a casa. Ci sarebbe se caso. Questa di fuga dalla superficie lunare, facciamo la stessa cosa per il Sole, dalla fotosfera terrestre solare, 2G massa del Sole, raggio solare medio, e quindi scrive i dati. Allora, la massa del Sole 2 per 10 alla 30, 3 mi pare, no, la 30 kg, il raggio solare, il fatto di questo video è circa 7 per 10 alla 8. Allora chiudiamo un po'. +6,67 per 10 alla meno 11, tra l'ascia unità di misura abbiamo già visto questo, insomma, per 2, 10 alla 30, fratto
7 indice la 8 e vengono messi al secondo fuori. Dice la 30, dice la 11, fa 10 alla 19, meno 8, dice la più 11, e poi ho 6, 2 per 6, 67, per 2, diviso 3.8. Perché è un dato importante? Perché so se avete mai sentito parlare di attività solare. L'atmosfera del Sole non è un posto tranquillo, è un posto molto agitato, okay? E succede di tutto. Alcune, non tutte ovviamente, ma alcune particelle ionizzate, dipendentemente dal fenomeno che le coinvolge, possono assumere velocità maggiori di questa e quindi riescono a allontanarsi indefinitamente dall'attrazione gravitazionale solare e formano quello che si chiama il vento solare. Dove ci sono attività solari particolarmente intense, ci sono questo sciame, questo vento di particelle ionizzate che investe anche la Terra e ci arriva proprio perché la velocità supera quella di fuga. Tutto ciò che c'è sotto questa non si allontana dal Sole, cioè va e torna indietro. Ok? Viceversa, se confrontiamo la velocità di fuga lunare rispetto a quella terrestre, capiamo perché sulla Luna non c'è atmosfera. Perché la media, quando faremo termodinamico, vedremo più in dettaglio, della velocità delle molecole d'aria, delle particelle d'aria, è superiore a questa. E quindi se ci fosse aria sulla Luna se ne sarebbe già andata da tempo. Perché la velocità della componente gassosa supera quella di fuga, poi vicina a quella di luce. Conseguenza, il Sole scalda l'atmosfera, l'atmosfera acquista una certa temperatura, se la temperatura è di un gas le cui molecole si muovono più lentamente di questo, la Luna avrebbe atmosfera. Ma siccome così non è, tutto ciò che sta sopra questa velocità o intorno a questa riesce ad andarsene. Quindi la Luna non ha atmosfera proprio perché è una velocità di fuga troppo bassa. D'accordo? Altra applicazione del concetto di velocità di fuga è la seguente. Abbiamo già visto che se ho un oggetto sferico e omogeneo, l'attrazione gravitazionale su qualunque altro oggetto che sia al suo esterno dipende solamente dalla massa dell'intero oggetto e dalla distanza tra, in questo caso diciamo massa della Terra, e la massa dell'oggetto sulla superficie o che comunque subisce la trazione gravitazionale. E quindi QF, che ho appena trovato, osservate che
la velocità di fuga è tanto più alta quanto più piccolo è il raggio dell'oggetto. Cioè, se io avessi la stessa massa alla velocità, a una distanza un quarto della precedente, la velocità di fuga sarebbe doppia e quindi mi servirebbe più energia per scappare dall'attrazione gravitazionale di questo oggetto. Ma che succede se R è talmente piccolo che la velocità di fuga raggiunge C? Sapete che cos'è C? Non so se l'abbiamo mai detto. C sta per celeritas, che è la velocità della luce nel vuoto, circa 3 in 10 alla 8 metri al secondo. Che succede se ho un corpo stellare, un corpo celeste, la cui densità è tale che la velocità di fuga raggiunge C? Questo è possibile, tutti dire in principio. Significa che nemmeno l'oggetto più veloce dell'universo ha velocità sufficiente a scappare dall'attrazione gravitazionale di questo corpo. Ottengo quello che si chiama buco nero. Questa idea, attenzione, è del 700, non è moderna. Molto vecchio. Quanto a parità di massa, che dimensioni dovrebbe avere? Beh, se la velocità di fuga raggiunge il valore di C, allora C deve essere uguale alla radice quadrata di 2 volte G, la massa diviso il raggio dell'oggetto. Posso invertire per trovare qual è, quanto grande deve essere questo quadro celeste. C quadro è uguale a 2G su R. Se un corpo celeste di massa M ha un raggio medio pari a questo numero, quell'oggetto ha un'attrazione gravitazionale superficiale la cui velocità di fuga è pari a quella della luce. Questo particolare raggio critico prende il nome di raggio di Schwarzschild dalla persona che se ne è occupata per lui. Quanto deve essere questo raggio per il Sole? Se M è 2 in 10 alla 30 kg, quanto è il raggio di Schwarzschild del Sole? 2 volte G M C quadro, cioè per 6, 67 per 10 alla 20, 11 per 2 per 10 alla 30 fratto 3 10 alla 8 seconda. Quindi dice la 30 meno 11 sono meno 11 ancora meno 2 per 8 16 fa 10 alla 3 2 per 67 per 2 diviso 9 2.9 10 circa 3 km. Fatemi controllare. Se il Sole
che adesso ha un raggio di circa 700.000 km, scendesse sotto i 3 km, diventerebbe un buco nero. E neanche la luce ne potrebbe allontanare. Spazzare la vita ancora più piccola. Quindi se ho un corpo celeste come il Sole, questo è il suo centro, questo è la di spazio, se la sua massa fosse concentrata tutta qua dentro, lui diventerebbe un buco nero. Viceversa, se ho già un buco nero, se la massa è già concentrata qui, allora questo raggio, cioè la distanza pari al raggio di Schwarzschild dal centro dell'oggetto, è una superficie critica, perché se ho qualcosa che è più lontano di RS, questo riesce ad allontanarsi meglio. Se l'oggetto luminoso sta qui, la sua luce riesce ad arrivare ai miei occhi, ma se è sotto, no. Quindi tutto ciò che succede qua dentro io non lo vedrò mai, neanche in un contesto classico. Ok, questa superficie, una superficie ideale, non è qualcosa di materiale, prende il nome di orizzonte degli eventi. Questa zona di universo a me è proibita. C'è proprio una frontiera invalicabile. Orizzo degli eventi. Grazie. Quello che succede qua dentro, io non potrò mai averne informazione. Quello che, piuttosto degli eventi, qualunque cosa succeda sotto RS mi è proibita. E qui le previsioni, le considerazioni che possiamo fare in un ambito classico si fermano. Per sapere cosa succede in dettaglio mi serve una fisica più avanzata, che è la relatività generale, che mi dice per esempio che se c'è un oggetto che cade verso il buco nero, la sua scala temporale, cioè il suo tic-tac dell'orologio rispetto al mio, va in modo completamente diverso. Per cui io, per esempio, lui si vede cadere dentro il buco nero un tempo finito, ma i suoi segnali luminosi, o qualunque informazione mi voglia mandare, ha una scansione temporale che via via, man mano che si avvicina, diventa sempre più lunga, per cui io lo vedo arrivare a questa superficie in un tempo infinito, cioè non lo vedo mai cadere dentro. Rispetto a me il suo tic tac è enormemente più lento, quando qui passa un secondo da me passano anni. È un effetto relativistico, ok? E perché nell'ambito dell'attività, mentre nella fisica newtoniana lo spazio e il tempo sono indipendenti da quello che succede, nella fisica relativistica sono direttamente coinvolti. Non sono un palcoscenico dove tu puoi recitare qualsiasi cosa, sono attori chiamati in causa, hanno una parte importante, e vengono stirati, distorti e si mescolano ai greci. Sulla superficie degli eventi sono equivalenti, lo spazio e il tempo perdono significato. All'interno la relativistica si invertono, ciò che prima era spazio assume caratteristiche di tempo e viceversa. Questo mi ha aiuto che lo capiate, perché ci vogliono anni per riuscire a afferrare questo concetto. Ma per questo siamo gente degli eventi, cioè sono due fette di universo completamente distinte.
questa qualcuno la chiama anche superficie a una sola dimensione, cioè puoi solo che entrare, non puoi uscire. Ci sono, questo che ho un oggetto statico, fermo. Se il mio corpo celeste, come la maggior parte dei corpi celesti fa, ruota attorno a un asse, allora gli orizzonti sono due. C'è quello di sparsi e poi ce n'è un altro. La zona 3-2 si chiama ergosfera. Da questi io posso trarre fuori l'energia. E la prima superficie è valicabile. Quindi qua posso uscire. Dalla seconda no. Questo è legato al fatto che ruota. Ma questi oggetti esistono, sono le vibrazioni mentali. Devo portare qualche filmato. Mi faccio sapere se c'è qualche oggetto stellare che si comporta in questo modo. Perché l'idea è nata, ripeto, nel 700, quando l'attività era molto lontana da venire. E lo stesso Schwarzschild, che ha studiato la fisica attorno ai buchi neri, non aveva prove sperimentali del fatto che fosse così. Solo negli anni, secondo me anni 60, osservando la costellazione del Cigno, cioè una sorgente di raggi X, Cygnus X1, la quale un oggetto celeste molto compatto che emette la radiazione X, che è molto energetica, in un particolare modo. E io mi accorgo che c'è un buco nero, uno spazio che dovrei fare una pallina vuota, perché in realtà non lo vedo, nei sistemi doppi. Se ho due stelle vicine, di massa diversa, quella più massiccia è quella che vive più rapidamente, non so se avete già fatto in scienza. Sarebbe come se le persone più ciccione vivessero più poco. Più massa è grande, più la vita si vive rapidamente. Ed esauriscono la loro energia molto rapidamente, anche migliaia di volte più velocemente di quelle dell'essere più leggere. E se la massa di questo oggetto fosse, diciamo, dell'ordine della decina, ventina, delle masse solari, per essere prendere un numero efficace, questo termina la sua esistenza come buco nero. C'è una fase di collasso gravitazionale, la stella non ha più energia per mantenere la sua atmosfera dove sta, si spegne il motore interno, collassa e diventa talmente compatta che va sotto i raggi di sfascio. Diventa un buco nero. La sua compagna, che ha una massa magari inferiore, vive più a lungo, e nelle ultime fasi evolutive anche questa espande la sua atmosfera, la quale atmosfera viene catturata dal campo gravitazionale del buco nero. Cadendoci dentro, per attrito, questo gas si frena, si scalda e si frena, quindi spiraleggia verso il centro, emette radiazione di un particolare tipo che è possibile solo in queste condizioni, cioè solo se qui c'è un buco nero. Ecco l'interpretazione della sorgente Cygnus X1. Quindi riesco a vederlo perché vedo quello che ci cade dentro. E deve esserci un oggetto molto denso, molto massiccio, molto concentrato, perché deve attrarre e accelerare ciò che ci cade dentro in modo adeguato perché emetta quella radiazione, cosa che altrimenti non succederebbe. E un sistema di questo tipo si suppone, ormai quasi soldato, che sia nel centro di tutte le galassie. Le galassie sono una concentrazione di stelle, cioè il nucleo centrale,
Poi ci sono le braccia spirali come nella nostra, oppure ci sono strutture ellissoidali. E ciò che c'è qua dentro sono oggetti molto densi, molto concentrati, e quello che ci cade dentro è mente, la radiazione, il nostro sagittario, che ha un'interpretazione solo in quel contesto. Un altro modo di osservarli, ma questo è molto più difficile, è, anche questo è stato predetto molto prima di osservarlo, ok? La prossima puntata.